Bentrovati amiche e amici di Radio Algi TV, siamo qua nel nostro corner per le interviste per il Verona Digital Music Fest. Siamo in compagnia degli Iside, ciao ragazzi. Ciao ciao. Allora, ciao. Intanto ragazzi, voi venite da Bergamo, benvenuti a Verona, è la prima volta che suonate qua? Allora, a Verona sì, è la prima volta. È stato bello, abbiamo fatto la A4, siamo usciti a Verona Est e poi bello che siete vicini perché ultimamente abbiamo preso un po' di ZTL, quindi stare un po' fuori città no, non male. Bravi, bravi ragazzi. E allora, volevo chiedere una cosa sul vostro primo album che è uscito nel 2021, si chiama Anatomia Cristallo, correggetemi se mi sbaglio, è giusto così. Ecco, raccontateci un po' questo album in due parole. Le parole che userei io sono altalenante in quanto riguarda le emozioni e viscerale, che è fatto di pezzi caratterizzati da rabbia, drop musicali, mentre altri sono molto più intimi, soprattutto tre, che sono tra l'altro segnati rispetto agli altri in minuscolo e non in maiuscolo perché rappresentano un po' l'intimità del disco e basta. Ecco, so tra l'altro una particolarità dell'album, dei titoli dell'album, ecco, sono tutti contrassegnati dal numero del take, tra virgolette, no? E come mai avete voluto dare questa impronta ai titoli? Sì, questo si fa un po' al nostro processo creativo, che consiste in creare un pezzo, sfornarne moltissime versioni per poi arrivare a un punto in cui siamo tutti contenti, essendo che comunque c'è tanto dibattito quando facciamo musica, ed era questo era un modo con le varie versioni di appunto valorizzare questo processo e quindi le V stanno appunto per la versione a cui siamo arrivati, che è l'ultima. Interessante. Ecco, processo. Un'altra cosa mi viene a chiedere su questo ultimo concetto che hai detto, no, del dibattito interno che può esserci quando si scrive un pezzo all'interno di un gruppo, e la vostra musica comunque si sente che ha tanti stimoli e prende da tanti generi, perché c'è elettronica, c'è magari anche un po' qualche sentore di trap quasi ogni tanto, c'è un po' di tutto. E questo viene fuori perché sono le quattro vostre teste che si scontrano e si mettono insieme, o insomma? Sì, sicuramente essere quattro teste dà un sacco di input e di idee diverse, però forse anche il fatto che ci piace un sacco di roba, sei molto selezionata, e l'idea di metterla insieme e provare a fare un crossover è un po' forse la nostra chiave di raccontarci, nel senso prendere appunto la trap, come dici tu, però non siamo trapper noi, quindi metterci altre influence, cioè davvero c'è tantissima roba, Frank Ocean, Iverdena, quello che alla fine sono stati i progetti musicali che ti hanno ispirato durante un po' tutta la vita, alla fine, volenti o nolenti, li abbiamo ritrovati nei pezzi, forse. Quindi mettere tutto insieme nel modo che secondo noi può funzionare è un po' la chiave. Questa chiave qua dove vi porta? Quali sono i progetti in cantiere per i prossimi progetti per il 2022 avanti? Allora, adesso suonare il più possibile perché chiaro, c'è ancora spazio per fare delle cose su questo disco. E a breve usciamo con un nuovo pezzo, molto a breve. Abbiamo scritto un bel po' di roba, stiamo scrivendo un sacco di roba, quindi sicuramente un sacco di musica, un sacco di live. Fondamentalmente partiamo dalla musica, magari non va tanto di moda, ma noi partiamo dalla musica e poi costruiamo ciò che ci sta attorno, come ovvio che sia, giusto che sia, per spiegarla meglio, per parlarne meglio, ma prima deve esserci la musica, quindi tante cose di musica. Beh, bravi ragazzi, mi sembra il percorso giusto. Vi faccio un in bocca al lupo per questa sera e spaccate. Grazie mille. Ciao. Ciao. Ciao.